Buonasera amici, siamo qui oggi per una nuova intervista. Questa volta la nostra ospite è la dottoressa Giusy Pace, la presidentessa dell'associazione IDU, Istanza Diritti Umani. Buonasera dottoressa, benvenuta. Grazie mille, buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, se, questa dottoressa che è con noi oggi ci deve parlare di questa associazione che lei presiede, che è un'associazione composta da medici, operatori sanitari, sociosanitari e cittadini, presente sul territorio italiano e con una rappresentanza in ogni regione d'Italia. Però lascerei la parola a lei direttamente per presentare come nasce, quando nasce la sua associazione, di cosa si occupa prevalentemente. E poi parleremo delle iniziative più importanti che state svolgendo. Prego, dottoressa. Grazie mille. Allora, la nostra associazione nasce a seguito della pubblicazione del DL 44 in Gazzetta Ufficiale il 1° di aprile. Prima è un semplice canale che raccoglie gli operatori sanitari dove potevano Scusi se la interrompo, scambiarsi. per chi ci segue e non è un addetto ai lavori. Precisi meglio questo DL 44 di cosa tratta e di che anno è, perché così diamo un'informazione più chiara. Allora, il DL 44 convertito poi in legge, la legge 76, istituisce Di la quest'anno o vaccina dell'anno scorso? Di quale anno? del 2021, è Ok. stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2021 ed è entrato in vigore il 1° aprile del 2021, un pesce d'aprile mi verrebbe da dire, che stabilisce che la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria. Ok, quindi stiamo parlando del decreto legge che nell'aprile 2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per chi appunto svolgeva la professione sanitaria. Sappiamo che poi questo obbligo è stato gradualmente esteso da altre categorie di lavoratori, prima gli appartenenti alle forze dell'ordine, il personale scolastico ed infine è esteso molto più recentemente a tutti i cittadini e cittadine italiane di età superiore a 50 anni. Quindi il tema è l'obbligo vaccinale per i lavoratori. Prego, dottoressa. Assolutamente. Noi ci siamo raggruppati in un certo senso un po' per creare una sorta di catena di solidarietà, ma un po' perché volevamo consolarci, perché in un dato momento eravamo passati da eroi a untori. E come se la responsabilità della diffusione della perseveranza di questa situazione di emergenza fosse la nostra. E quindi, poiché ritenevamo che il DL 44 ledesse i diritti naturali e imprescindibili dell'uomo e che non poteva essere la giusta conseguenza dell'emergenza sanitaria, perché dal nostro punto di vista l'emergenza sanitaria in realtà non era altro che una disfunzione organizzativa del sistema sanitario. Certo. E, la coda, l'epilogo, non so, la coda di un ventennio di tagli alla sanità, di riorganizzazioni, di tagli ai posti letto, di tagli al personale, che ha poi comportato nel momento in cui il paese si è trovato ad affrontare una pandemia di una portata considerevole, si è trovato completamente incapace a sostenerla, non solo dal punto di Sì, vista organizzativo, mettiamo ma tra anche da. parentesi anche le responsabilità del famoso protocollo Speranza sulle cure, Sì. diciamo, domiciliari, che ha, diciamo, sicuramente ingigantito la mole di soggetti che si riversava poi nelle strutture Ma ospedaliere in quanto non venivano curati prima. Comunque. Ci sono stati dal mio punto di vista, io adesso parlo anche come cittadina che da 37 anni versa le tasse ad un paese, secondo me ci sono state una serie di irregolarità nella gestione e soprattutto c'è stato un obnubilamento del sensorio e della capacità di ragionamento, Certo. perché un'emergenza
noi siamo stati tutti formati per affrontare le emergenze, in realtà avrebbe dovuto nel giro di una quindicina di giorni essere affrontata dal punto di vista organizzativo. E gli strumenti ce li avevamo, perché potevamo aprire gli ospedali che erano stati chiusi, potevamo individuare strutture da dedicare alla cura del Covid, potevamo andare a mettere delle pezze ai tagli che erano stati fatti nelle discipline di pneumologia, nelle discipline di malattie infettive e via. Però non è stato fatto. Io non entro nel merito e ovviamente dissento completamente da come è stata gestita la filiera delle cure. Dissento completamente, perché mi va bene i primi 15 giorni non sapere come affrontare la malattia. Tra l'altro gli interrogativi erano differenti. Io mi sono chiesta come mai non si facessero le autopsie. Sono in ospedale dal 1985. Però questo è sorvogliamo. Estremamente ampio. Torniamo al tema dell'obbligo vaccinale. Assolutamente. Per la vostra categoria degli operatori della sanità. Allora, noi ci siamo chiesti fin da subito, il 25 di aprile del 2021, siamo scesi in piazza, Piazza Castello a Torino, dove abbiamo manifestato attraverso la formazione di una catena umana, no? Richiamando un pochettino quello che era successo nel 1989 in Lituania, abbiamo manifestato il nostro dissenso, perché dal nostro punto di vista, in quanto portatori di conoscenza e anche di competenze scientifiche, ci sembrava oltraggioso di essere sottoposti obbligatoriamente ad una vaccinazione sperimentale, in assenza di evidenze. Quindi io da allora sto cercando le evidenze che mi confermino che effettivamente la vaccinazione è la soluzione ottimale e unico approccio per affrontare l'infezione da SARS-CoV-2. Scusi se le faccio una domanda, le interrompo. Lei è stata fino ad oggi, o comunque si riconosce nell'epiteto di Novax, cioè lei è stata ideologicamente contraria ai vaccini? No, io non sono assolutamente una Novax, e tra l'altro questo neologismo non l'accetto, perché mi sembra un'altra azione di discriminazione che purtroppo mi riporta alla mente un periodo storico spiacevole. Novax, Novax. E tutti coloro che sono iscritti alla sua associazione non sono ideologicamente contrari ai vaccini, ma semplicemente all'obbligatorietà. Da tempo, da mesi e mesi, delle evidenze scientifiche che sostengano la tesi secondo la quale, come ci hanno detto per tante volte, il vaccino è l'unica via d'uscita dalla pandemia. Assolutamente. Molti di noi, io personalmente sono vaccinata fino al 2009, mi sono vaccinata, ho fatto anche le vaccinazioni sperimentali, ho vaccinato anche altre persone. No, era solo per chiarire un attimo, che spesso si cade in questo equivoco. Non contestiamo la vaccinazione in sé. Allora, noi stiamo seguendo passo passo tutte le pubblicazioni dell'AIFA, tutti i rapporti. Io ho divorato i rapporti, non entro lì neanche nel merito, perché i numeri si vedono, si vedono i grafici, si capisce, solamente uno stolto non capisce quello che sta succedendo. Poiché a ottobre del 2021 tardava, a novembre anche, tardava ad essere pubblicato il decimo rapporto dell'AIFA, e noi il rapporto sulla sorveglianza, quando un farmaco, è sempre esistita la sorveglianza sui vaccini, a maggior ragione in questo caso, la sorveglianza era addirittura mensile. Quindi la sorveglianza sugli effetti avversi. Farmacovigilanza passiva, fra l'altro, quindi assolutamente sottostimata. Tra l'altro, passiva, io adesso. Significa che si ottiene soltanto grazie alle segnalazioni spontanee dei soggetti che vittime di effetti avversi, le quali vengono peraltro o venivano insomma, inoltrate soltanto su iniziativa dei medici curanti, o comunque di medici che ne venissero a conoscenza, ma sulla base di una loro discrezionale scelta, che spesso sappiamo
non veniva eseguita, insomma, non veniva. Molto, molto sottostimato. Più delle volte quando una persona si presentava con dei sintomi, addirittura capitava che non veniva ricondotta alla vaccinazione. Quando invece in un Certo. farmaco sperimentale, soprattutto autorizzato in modo diciamo condizionato, qualsiasi segnalazione è obbligatoria, per dire anche la caduta di un dente, perché se poi viene segnalato X volte, potrebbe essere ricondotto verosimilmente alla. Infatti, è stata fatta una stima negli Stati Uniti che diciamo, i dati sugli effetti avversi risultanti da una farmacovigilanza passiva sottostimati da 1 a 100. Praticamente una segnalazione in realtà ne nasconde altre 99 non dichiarate di effetti avversi. Quindi la sottostima è veramente imponente. Quindi voi avete riscontrato, per riassumere, che comunque l'AIFA non ottemperava al dovere di pubblicare con regolarità il report di sorveglianza sugli effetti avversi dei vaccini, tanto che l'ultimo risaliva ad ottobre, dopodiché non c'è stata più alcuna pubblicazione. Alcuna pubblicazione. L'ultima pubblicazione diceva addirittura che, visti la scarsa rilevanza degli effetti avversi segnalati, non era necessario pubblicare mensilmente ma trimestralmente. Poi a metà gennaio avrebbero dovuto pubblicare il rapporto, invece hanno fatto la pubblicazione di un rapporto annuale dove hanno ristabilito in modo inequivocabile che il requisito di efficacia e sicurezza di questi vaccini, che a parere nostro non è poi così effettivamente efficace e sicuro, perché il nostro percepito discosta tantissimo da quello che invece ci viene detto dalla televisione. Allora, poiché la parte dei vaccini la stiamo seguendo da dicembre del 2020, io personalmente addirittura dall'estate del 2020, perché mi ero chiesta come mai non si procedesse ad organizzarsi per il periodo autunnale ed invernale nel 2020, dicevo, ma perché non ci organizziamo per affrontare la ripresa delle infezioni ad ottobre? No, no, perché tanto ci saranno i vaccini risolveranno tutto. E quindi ho sempre prestato particolare attenzione, ma anche i nostri avvocati continuano a prestare particolare attenzione. La nostra attenzione, siamo rimasti in attesa per molto tempo, la nostra attenzione soprattutto è quella delle relazioni intermedie. A dicembre del 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la determina AIFA. E diceva che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio doveva presentare il primo PSUR per il medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione, quindi la relazione di sicurezza sui vaccini, e che l'autorizzazione all'immissione in commercio era proprio subordinata a delle condizioni precise. E dal nostro punto di vista, le relazioni erano assolutamente necessarie per poter stabilire che effettivamente i vaccini fossero efficaci. E ci aspettavamo una pubblicazione a marzo del 2021, che la descrizione in Gazzetta Ufficiale dice la coerenza del processo di produzione del prodotto finito, e quindi il titolare dell'autorizzazione deve fornire ulteriori dati di validazione, vuol dire gli ulteriori studi, perché noi ce lo dobbiamo ricordare che questo è un vaccino ancora, le coorti sono ancora oggetto di studio fino al 2023. E quindi a marzo non Le abbiamo visto. coorti si intende i gruppi I di gruppi su. individui che sono stati vaccinati e sono sotto continua sorveglianza ed osservazione come proprio gruppi di studio sugli effetti del vaccino a medio termine, perché ricordiamo Assolutamente. che la sperimentazione si compone di diversi stadi. Lo stadio 3, che è quello in corso, ancora non è ultimato e si concluderà appunto a fine 2023. E tutto ciò rientra appunto nei protocolli standard sperimentali di sperimentazione dei farmaci, ma la singolarità è che in questo caso, per questi vaccini, in concomitanza del completamento della fase 3 finale di questa sperimentazione, si è iniziata una campagna vaccinale di massa su tutta la popolazione,
sul presupposto che comunque sulla base dei dati raccolti dalla EMA, dell'ente di medicina di farmacovigilanza europeo, i benefici dati dal fatto di avere un vaccino per il Covid fossero superiori ai rischi per la salute individuale dati dai possibili e incogniti sconosciuti totalmente affetti avversi. Quindi sì, sulla base di questa valutazione molto generica, molto approssimativa e anche azzardata, l'EMA ha dato questa autorizzazione all'uso di massa di questi farmaci con l'avvertenza che si doveva continuare a raccogliere costantemente i dati derivanti dalle segnalazioni degli effetti avversi per consentire un monitoraggio di massa, oltre a quello della ristretta cerchia dei sottoposti al protocollo sperimentale, che sono quelli appunto suddivisi con il doppio cieco cosiddetto, quindi tutti all'oscuro del fatto se hanno preso il vaccino veramente o un placebo, quindi una parte viene somministrato il vaccino, un'altra parte il placebo, ma nessuno sa né chi lo riceve né chi somministra quali hanno ricevuto il vaccino e quali il placebo. Ecco, a latere di questo ambito di sperimentazione c'è la sperimentazione di massa sostanzialmente effettuata sulla cittadinanza, sull'intera popolazione. E alla luce di questa situazione in cui sostanzialmente non avete ritrovato questi report sugli effetti avversi, né quelli riguardanti la popolazione in generale, ma nemmeno ritengo quelli riguardanti appunto l'ambito della sperimentazione in fase 3 vera e propria, avete effettuato una richiesta di accesso agli atti, sia all'AIFA che all'EMA, è corretto? Sì, abbiamo fatto prima la richiesta all'AIFA. Allora, uno dei motivi per cui abbiamo diciamo tenuto il passo sugli accessi agli atti è perché già le regioni, quando noi avevamo fatto delle richieste sui dati specifici, dati che normalmente venivano forniti all'Istituto Superiore di Sanità, non ce li fornivano perché dicevano che non erano in possesso. Quindi avevamo un po' il nervo scoperto sull'argomento. Allora, siccome l'AIFA ha tardato nella pubblicazione dei documenti che erano stati previsti dalla relazione pubblicata il 23 dicembre del 2020, dalla determina, anzi, pubblicata il 23 dicembre del 2020, l'avvocato Iapichino, uno dei nostri avvocati, ha avuto l'intuizione e ha detto: ma facciamo una richiesta di accesso agli atti specifici. Siccome la determina subordina il mantenimento dell'autorizzazione condizionata ad adempimenti di precisi obblighi da parte dei produttori, ovvero certo, di fornire rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza entro 6 mesi, e noi questi aggiornamenti periodici non li stiamo vedendo, e stiamo parlando di novembre del 2021, sì, quindi ben oltre il periodo previsto, abbiamo detto proviamo a chiedere effettivamente che cosa dicono le aziende produttrici sull'efficacia concreta e reale dei vaccini. Sì. E quindi abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti all'AIFA. Abbiamo utilizzato nello specifico proprio l'allegato della determina, che prevedeva che il titolare dell'autorizzazione presentasse il primo rapporto di sicurezza entro 6 mesi dall'autorizzazione. Quindi non ci siamo inventati niente, abbiamo proprio fatto lo schemino paro paro a quello allegato alla determina AIFA, dove calendarizzava la tempistica e diceva che entro per esempio luglio 2021, ma con una relazione intermedia di marzo 2021, l'azienda avrebbe dovuto completare le caratteristiche del principio attivo e del prodotto finito. Quindi il titolare dell'autorizzazione in commercio doveva fornire i dati rispetto alla composizione del vaccino. Poi l'altro elemento era doveva fornire informazioni aggiuntive rispetto alla strategia di controllo, tra cui le specifiche rispetto al principio attivo del prodotto finito, che se ci facciamo caso i foglietti illustrativi abbiamo l'ultimo aggiornamento a febbraio del 2022, quindi da dicembre del 2020 siamo arrivati ad avere quasi un aggiornamento trimestrale.
E poi l'altro elemento era fornire delle valutazioni rispetto agli eccipienti che sono stati utilizzati per la prima volta, abbiamo ragione di fare questa affermazione, in ambito umano, che sono l'ARCH0315 e l'ARCH0159. Ora, abbiamo pubblicato sul mio blog una lunga analisi sulla effettiva sicurezza o presunta tale di questi eccipienti, che ha sollevato un polverone e ha anche motivato delle risposte addirittura dalla Fondazione Veronesi, che tendevano a screditare l'analisi che noi abbiamo fatto, ma con scarso risultato, tanto che poi abbiamo addirittura replicato, e sono le analisi che abbiamo pubblicato sono state fatte da soggetti altamente competenti sulla materia, quindi con tutti i crismi della scientificità necessaria. Ecco, però, quindi non come noi, allora, che ci mettiamo a leggere un documento. Quindi per arrivare al dunque, sostanzialmente, scusi, mi permetta di riassumere chiarezza. Quindi voi avete richiesto all'EMA il 29 novembre all'AIFA prima questi documenti, quindi il primo, e poi al Ministero della Salute e all'EMA. Quindi il 29 novembre i documenti che Pfizer, cioè le aziende produttrici AstraZeneca, Johnson & Johnson, dei vaccini dovevano necessariamente fornire all'EMA per assolvere agli obblighi necessari per il rinnovo dell'autorizzazione all'uso di emergenza, in quanto non avendo alcun supporto documentale da parte dell'AIFA sugli effetti avversi risultanti dalla somministrazione alla popolazione con la campagna vaccinale, almeno volevate vedere gli effetti avversi riscontrati dalle case produttrici nei loro trial in corso. La risposta che vi è stata data è stata... Allora, in realtà neanche gli effetti avversi, noi chiedevamo semplicemente di sapere com'era la composizione del vaccino, quali erano i successivi controlli e quali erano gli elementi che sostenevano l'efficacia e la sicurezza dei due componenti che per la prima volta venivano utilizzati in ambito umano. Sì. Allora, l'AIFA il 28 di dicembre, quindi esattamente 29 giorni, ci riscontra all'istanza e ci afferma in modo esplicito, quindi lo capisco io ho dato mandato agli avvocati proprio per evitare di non... e ci dice che i rapporti di sicurezza mensili sono di natura riservata. Ed essendo di proprietà esclusiva delle aziende produttrici, non li aveva neanche l'AIFA. Quindi dovevano essere eventualmente consegnati all'EMA. Allora noi ci siamo chiesti, ma se l'AIFA ha pubblicato la determina su in Gazzetta Ufficiale, e quindi è lei il soggetto, perché demanda all'EMA e non chiede i documenti, vabbè, e quindi l'AIFA ci dice di presentare istanza all'EMA per recuperare queste relazioni. Allora noi abbiamo pensato, va bene, facciamo una richiesta di accesso agli atti all'EMA, però abbiamo detto, aspetta un attimo, ma se il Ministero insiste su questa efficacia e sicurezza della somministrazione dei quattro sieri anti-Covid, il Ministero deve essere in possesso di dati che l'AIFA magari non ha, visto che c'è un comitato tecnico scientifico. No, abbiamo proprio ragionato come la serva, no? Quando deve andare a fare la spesa, guarda dentro gli stipetti quello che c'ha. E quindi il 29 di dicembre abbiamo fatto la richiesta di accesso agli atti al Ministero della Salute. È arrivata la stessa identica risposta. Ma magari ci fosse arrivata la stessa identica risposta. In realtà il dottor Giovanni Rezza ci ha riscontrato dicendo che non è in possesso della documentazione che noi richiedevamo, dei rapporti quindi periodici, ma che era possibile rivolgersi all'EMA, e addirittura ci dice in modo vago ed estraneo rispetto a quello che noi chiedevamo, che i trial clinici presentati dalle case produttrici erano stati utili ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché le relazioni intermedie, erano pubblicate sul sito dell'EMA, che abbiamo detto no, quelli precedenti sono pubblicati perché sono quelli che hanno portato l'autorizzazione. Quelli che sono serviti
dicembre 2020. Quelli che erano sempre lì ad ottenere l'autorizzazione. No? Condizionata. Certo, quelli successivi all'autorizzazione necessari per avere il rinnovo. Bravissima, bravissima, bravissima. Sempre tutto fermo a dicembre. E contemporaneamente abbiamo presentato dicembre 2020. Dicembre 2020, assolutamente. Quello dove i foglietti illustrativi, ricordiamocelo, dicevano efficacia e durata dell'efficacia, non noto. Utilizzo nelle donne in gravidanza, non ci sono studi sufficienza. Utilizzo, esatto. Queste cose rimangono sulla base di dichiarazioni riportanti non noto, il nostro ministero dichiarava falsamente a questo punto efficace, che era sicuro. Assolutamente sicuro, efficace in assenza totale di alcun documento ufficiale o comunque attendibile che dimostrasse quanto il ministero stesso affermava. Sì. Quindi con una posizione di non so neanche definirla superficialità, ma proprio di inganno nei confronti degli italiani rispetto alla loro salute pubblica. Una cosa diciamo che non ha rispettato il principio di prudenza, diciamo così. Ma neanche adesso. Di responsabilità, non solo di prudenza. Bravissimo. Ma di responsabilità. Allora, va io bene. Vorrei chiarire che noi non è che ci opponiamo al vaccino, noi crediamo che la vaccinazione può essere una delle azioni da combinare alle altre azioni per far fronte. Purché sia sicura ed efficace, bravissima. Che ancora non è assolutamente stata dimostrata. Soprattutto perché non solo non abbiamo i dati degli effetti a breve termine, completamente, ma non conosciamo per niente quelli a medio termine e ignoriamo quelli a lungo termine. Quelli perché non abbiamo la macchina del tempo, non possiamo fare un salto nel 2030 e scoprire che cosa succederà fra 10 anni alle persone che hanno subito questa vaccinazione. Magari stanno benissimo, magari stanno meglio di noi, magari stanno peggio, non lo possiamo sapere. Quindi dire che si è sicuri di qualcosa che si potrà sapere soltanto fra 10 anni è una menzogna. Ma l'approccio in realtà è evidente che è stato un approccio, diciamo, da irresponsabili, perché prima bastavano 2 dosi, poi è stato necessario un booster. Ma non addentriamoci in questo, andiamo a finire. Allora, perché lei non è arrivata ancora a spiegare quando ha fatto la richiesta all'EMA. Quando abbiamo fatto allora la richiesta all'EMA, abbiamo fatto diverse richieste, devo dire grazie all'avvocato Iappichino e alla sua insistenza, perché abbiamo fatto la richiesta il 29 dicembre, il 5 di gennaio, il 6 gennaio, il 7 gennaio. C'era un carteggio continuo perché l'EMA diceva che non capiva che cosa chiedavamo. Non capiva l'EMA che cosa chiedavamo. Alla fine però, finalmente, il 9 di febbraio, quindi con un mese abbondante di lettere, ci trasmette il diniego di accesso agli atti. E motivandolo con? No, non ce lo specifica il motivo. Ah. Ci dice solamente che non è... diniego, punto, basta, non ci dice se ce l'ha, non ce l'ha, perché, per come. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo insistito e abbiamo chiesto la motivazione. Okay. Perché la motivazione? Finalmente l'EMA ci risponde e ci dice, molto grave questa, ci dice che la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale. Ma di che? Ci siamo chiesti, in che senso? L'agenzia non avrebbe individuato nella nostra richiesta nessun interesse pubblico prevalente che possa giustificare la divulgazione dei documenti richiesti. Ma ho detto, ma che cosa sta dicendo? Cioè, noi abbiamo chiesto i documenti, le relazioni che possano confermare o meno l'autorizzazione al commercio di questi prodotti e l'agenzia ci risponde che se noi avessimo in mano questi documenti potrebbe essere pregiudicato gravemente il processo decisionale di chi? Probabilmente dei governi, perché si scoprirebbe qualcosa che la gente invece non sa e non deve sapere, e se la gente sapesse quello che c'è scritto in quei report che vengono tenuti segreti, potrebbe pretendere dal proprio governo di fare scelte diverse e di magari non rinnovare
l'autorizzazione probabile. Concessa dai propri, dalle proprie agenzie del farmaco nazionali. Probabile, questo dimostra, probabile. Questo dimostra se non altro, l'assoluta opacità da parte della Commissione europea, perché l'EMA risponde alla Commissione europea, in particolare alla, diciamo, alla commissaria alla salute, e la ragione che viene addotta in queste repliche è semplicemente il fatto che l'interesse privato delle aziende produttrici è superiore all'interesse pubblico, e questa è una cosa che denota come nel nostro fantastico e democratico mondo occidentale, che vogliamo imporre a tutto il resto come esempio, modello di democrazia e di trasparenza, in realtà gli interessi privati prevalgono sull'interesse pubblico in maniera brutale, brutale. Quando anche si parli di interesse pubblico alla vita e alla salute di un intero popolo europeo, perché se gli interessi economici delle aziende produttrici, che potrebbero essere eventualmente pregiudicati da una forma di concorrenza, di diciamo furto del know-how e della composizione di questi vaccini, laddove questo avvenisse, cosa che trovo anche abbastanza improbabile, perché i dati che interessano alla collettività non sono la ricetta del vaccino, ma appunto dei dati riguardanti la sicurezza, l'efficacia, la sicurezza, l'efficacia, il fatto che ogni sua componente sia certificata come adatta all'uso umano e sicura per l'uso umano, e che comunque non ci siano rischi di alcun genere per la salute. Bene, tutto ciò viene negato sulla base di una presunta incompatibilità della diffusione di questi dati con il segreto industriale dei produttori. E questo avviene per un motivo molto semplice, che lei purtroppo non può sapere, ma che io ahimè conosco bene, e cioè che nella fornitura di questi farmaci alla Commissione i contratti sono stati redatti fra Commissione e aziende produttrici. Nessun paese europeo è stato coinvolto direttamente, ma soltanto la Commissione europea e le aziende produttrici hanno scritto e sottoscritto questo contratto, che è tuttora segretato, è stato reso visibile a noi eurodeputati solo in minima parte, con delle grandi parti segretate, e nelle parti più importanti, dove appunto sono contenute le clausole di protezione degli interessi delle aziende produttrici, ci sono delle belle fasce nere che non permettono la lettura, perché in quelle parti lì c'è scritto, e questo si sa perché sono usciti a livello pirata sul web le versioni integrali di questo contratto, mai smentite, c'è scritto che ogni responsabilità ricade sui paesi membri e che le aziende produttrici declinano ogni responsabilità, e che non solo nessuna informazione può essere data dalla Commissione rispetto al contenuto dei vaccini, ai profili di sicurezza, qualsiasi informazione pregiudizievole per gli interessi delle aziende produttrici può essere fornita. E questo è il modo in cui le istituzioni europee pubbliche tutelano la salute dei cittadini, cioè sottostando a delle clausole vessatorie imposte da delle aziende produttrici per vendere a spese di tutti i cittadini europei, a carico del bilancio europeo pagato dalle nostre tasse e dai nostri contributi, quantità inimmaginabili, miliardi di dosi di questi farmaci ancora sperimentali, in assenza di alcuna garanzia effettiva sulla loro efficacia e sicurezza. Sì. Questa è la realtà, e questo è il motivo per cui né lei né nessuno di noi può sapere, conoscere davvero la verità su queste sostanze. Ma è molto grave questo. Questo è molto grave. E voi questo allora, alla luce veramente di questa molto grave. Alla quindi luce noi, di questa situazione, io cerco di sì, diciamo, sintetizzare, perché per ragioni di tempo. Quindi poco noi chiudere. Abbiamo presentato formale querela. Io come presidente dell'Associazione di Stanza Diritti Umani. Ho presentato, dando mandato all'avvocato Petrongolo del Foro di Roma, formale querela
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti dei legali rappresentanti dell'AIFA, nei confronti del legale rappresentante dell'Istituto Superiore della Sanità, nei confronti di tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Ministero della Salute, ma anche nei confronti del direttore generale della prevenzione sanitaria. Perché? Perché dal nostro punto di vista sono state commesse, forse sono state omesse, non lo sappiamo, saranno poi gli inquirenti a ricercare. Sono stati dei reati per omissione. Secondo me, delle violazioni mancata, la violazione dal nostro punto di vista è mancata o omessa sorveglianza epidemiologica, alterazione degli elementi documentali, atti alla promozione della salute, specie con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili, compresa quella dei bambini. Omessa o mancata adozione di ogni tutela di legge in ordine alla prevenzione, al monitoraggio e alla valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze dovute all'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita. Quindi noi non vogliamo sapere, cioè lo pubblicano o non lo pubblicano, a questo punto è la Procura della Repubblica che deve disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti che noi abbiamo messo in narrazione, così come li abbiamo esposti in modo dettagliato. Abbiamo messo un mucchio di allegati, abbiamo messo, e abbiamo chiesto anche un'altra cosa, di procedere al sequestro preventivo o al sequestro probatorio di tutti i farmaci vaccinali ad oggi riconducibili ai vaccini prodotti e commercializzati dalle società farmaceutiche che avrebbero dovuto pubblicare la relazione di sicurezza. Perché dal nostro punto di vista, se non ci sono le relazioni di sicurezza, se non sono esplicitamente pubblicate, noi mettiamo in dubbio che queste siano effettivamente in modo garantistico efficaci per legge. Okay. Perché se non fossero efficaci è un problema, è un problema grosso, è un problema molto 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 grosso. Assolutamente. In più abbiamo anche chiesto, siccome ci sono stati dei medici, dei personaggi, degli studiosi che hanno sostenuto, spalleggiato caldamente questi vaccini come sicuri, come efficaci, abbiamo chiesto di sentire le persone informate sui fatti collegati anche alle relazioni di sicurezza, Bassetti Matteo, Galli Massimo, Crisanti Andrea e Pregliasco Fabrizio Ernesto, perché dal nostro punto di vista questi sono persone che hanno contribuito alla diffusione del mito dell'efficacia e sicurezza dei vaccini. Ok, allora io mi auguro che alla luce di questa vostra iniziativa, di questa vostra denuncia, così come di tante altre che sono depositate presso la Procura di Roma e anche presso altre procure del nostro paese, la magistratura voglia seguire voglia fare chiarezza, voglia iniziare delle indagini serie, portarle a compimento e scovare la verità e soprattutto individuare, se esistono, le responsabilità dei soggetti che hanno compiuto eventualmente dei reati. Perché se non c'è questa iniziativa forte, questa grande assunzione di responsabilità, anche coraggiosa credo ormai in questo sistema, da parte del potere giudiziario della nostra magistratura, i cittadini italiani hanno veramente poche possibilità di essere difesi, tutelati e protetti da degli abusi di un sistema che ormai, come si è detto, privilegia l'interesse privato rispetto agli interessi pubblici. Sì. Noi allora ci lasciamo con questo auspicio, la ringrazio molto per la sua lunga e chiara spiegazione, speriamo di avere presto degli aggiornamenti da parte vostra con delle novità, speriamo positive, e con questo auspicio saluto i nostri ascoltatori, chi ci ha seguito, grazie ancora e vi aspetto per il prossimo video. Arrivederci, dottoressa. Grazie. Arrivederci, grazie mille. Arrivederci.